D'accordo, gente. Siamo su XCOM 2 e stiamo per intraprendere una missione che non ho mai visto prima e che il gioco ha presentato come estremamente difficile. Dobbiamo difendere il nostro elicottero, la nostra astronave, il nostro Boeing 785 dagli alieni. E non ho la più pallida idea di che cosa il gioco mi lancerà contro. Quindi la mia previsione è che subirò tantissimi danni, alcuni miei soldati moriranno, e io mi incavolerò come un toro da corrida con il mantello rosso davanti che gli sventola. Questa è la mia previsione. Non ho idea se ci sono tecniche o metodi di movimento, posizionamenti migliori di altri. Tutto quello che so è che devo distruggere un'antenna, un dispositivo alieno e impedire che i nemici vengano qua dentro. Quindi direi che possiamo fare due cose. Potrei dividere la mia squadra, che è composta da sei omini, in due parti. Ne lascio tre qua a difesa e tre vanno qui a distruggere questo affare qui. Non credo che sia una buona idea. Da quello che ho visto sempre, è meglio avere tutti i soldati insieme, sperando che i nemici non spawnino in diversi punti della mappa. Lo sai cosa? Effettivamente mi sto autoconvincendo effettivamente di lasciare qua tre soldati. Allora, per adesso posizioniamoci. E poi vediamo cosa fare dopo. Ok? Non ho idea da dove potrebbero arrivare i nemici, se droppano o se sono già nella mappa. Se più turni ci metto, più il gioco diventa difficile. Allora, tu, che sei nascosto rispetto a tutti gli altri, corri fin qua. Vediamo se... Scusa, puoi correre fin qua? Vediamo se vedi qualche nemico. Ok, non vedi nessuno. La cosa mi fa pensare che i nemici allora spawneranno. Lo sai cosa? Potrei mettere i cecchini qua e dovrebbero avere entrambi una buona visuale su tutta la mappa. Ok. Tu puoi venire fin qua. Andate tutti in Overwatch. E potrei lasciare i cecchini. Ok, i nemici vengono loro verso di me. Va bene. Ok, mancato, però due di danno lo stesso. Nessun altro Overwatch. Ok, meno male. Per favore, colpisci e uccidi. Mancato in pieno. Mancato in pieno di nuovo. Due di danno e basta. Preso, grazie. 4 Overwatch per uccidere un singolo nemico non è esattamente la cosa migliore di questo mondo, gente. Cosa? Mi sta mandando altri soldati. Quanto è difficile questa mia... Scusa, tu perché sei ancora qua, mio granadiere? Non ti avevo spostato. Ma sono veramente così cretino? Ti ho lasciato qua? Ok. Il fatto che mi manda altri soldati mi spaventa. Più che mi fa piacere. 50% di ucciderlo, dai. Dai, 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 dai. Ok. Va bene. 50% anche con l'altro cecchino? 40% e basta con l'altro cecchino. Ok. Allora, se ti avvicino, tu dovresti vederlo e potresti sparargli con la tua pistola gratuitamente. Esattamente, quindi turno gratis, preso, e con lo Shadowfall dovresti essere in grado di ucciderlo e renderti invisibile. Perfetto. Ok, quindi adesso abbiamo due soldati invisibili al nemico. Potremmo mandare solamente loro due verso l'antenna, che non è così tanto lontana, però porca vacca, c'ha un sacco di vita. Questo è il problema. È che ha tantissima vita quell'affare lì. Ok, non vedi nessuno. Vieni fin qua.
Vedi qualcuno, ok. Probabilmente è il prossimo gruppo di nemici che si attiva. Quindi se vengono verso di qua, potremmo spostare te. Fammi un po' vedere. Tu mi arrivi fino all'albero? No. Allora, vieni fin qua. Scusami. Altri nemici c'erano? Ok, certo, ovviamente. Va bene. Fammi pensare. Tu sei ancora invisibile, che botta di fortuna perché non ti vedono. Sei probabilmente fuori. Per tipo un quadrato. Che razza di botta di fortuna. Ok. Allora, tu c'hai run and gun. Il che è estremamente utile per flancarli. Però ho paura di attivare anche l'altro gruppo di nemici. E c'è un Muton che mi fa un po' paura. Tu puoi ricaricare e cercare di hackerare. Se riuscissimo ad hackerare lui sarebbe stra mega utile. Ok, facciamo così. Ricarica. E hackera. Ok, incrociamo le dita. E speriamo che l'hackeramento vada a buon fine. Potrei anche semplicemente disattivarlo, piuttosto che prenderne il controllo. 42. Contro 84. Sono molto tentato di andare per questo 42, però non posso rischiare. Vai con l'84. Ovviamente, ovviamente. Facciamo finta di niente. Allora. Scusami, no! Non ho parole. Non ho parole. Comodo, comodo, grazie, grazie, ovviamente, hanno visto il robot, hanno visto il robot e si sono incazzati, ovviamente, vieni qua te, tu vieni fin qua, vediamo un po', tu potresti lanciare una granata così, colpisci un soldato, colpisci il sergente, il mech e forse distruggi la copertura del soldato con la. Cos'è questo? È quello con la spada? No, non sembra quello con la spada. Come ti chiami te? Sei solo un soldato avanzato, va bene. Sei un avanzo di galera. Tu vedi qualcuno? Ok, va bene, va bene. E riesci anche a lanciare un'altra granata. Riesci a lanciare una granata che colpisce entrambi? Assolutamente sì. Ok, va bene, va bene. Così il. Avevi gli occhi illuminati di giallo per un momento. Allora, muraglia cinese ha sparato la sua granata e ha ferito. Però non ha distrutto la copertura. Speravo che la tua copertura venisse distrutta. Adesso abbiamo Rasoio che può lanciare la sua accetta. Contro di lui non sarebbe male. Lanciala contro il sectoid, va bene. Perfetto, perfetto. Adesso tu lanci l'altra tua granata e colpisci di nuovo questi due. E questa volta il suo albero dovrebbe essere distrutto. Ed è anche morto. Ok, è morto direttamente, perfetto. E abbiamo distrutto il loot e lo sai cosa ti dico? Chi se ne frega. Potrei metterti qua, così che dovresti flancare lui. Con un run and gun. Perfetto, è flancato. 78, uccidilo, per favore. Molto bene, molto bene, molto bene. Mi preoccupa molto il Muton. Perché quasi certamente lancerà una granata. Dio. Quanto sta correndo sto tizio? Ha fatto entrambe le sue mosse. Lui cosa ha fatto? È andato in Overwatch. No, anche tu hai fatto due mosse. Ehi, 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 ehi. Non puoi sparare. Ok. Ah, lo sai cosa? Stanno dando priorità all'arrivare qui. Siccome probabilmente io perdo se loro arrivano qua. Quindi piuttosto che spararmi, preferiscono fare due mosse di movimento. Ok, buono a sapersi. Allora, tu sei il mio tizio che distrugge l'armatura. Quindi spostati qua e spara
al Muton. Distruggi la sua corazza. Ti rendi conto di quanto sei vicino, vero? E lo hai mancato. Va bene. Allora, vediamo cosa fare. Il mio cecchino è tecnicamente invisibile. Dovrebbe avere più mira. Tecnicamente. Ok, potresti uccidermi il Muton, però hai solamente 68 possibilità di colpirlo. I miei ranger possono tagliuzzare questi due. Meglio non tagliuzzare il Muton, perché potrebbe reagire, potrebbe fare la sua mossa di contrattacco. Spostiamo te qui. Flanchi il Muton, è anche l'unico che vedi. Uccidimelo, per favore. Respira. Respira. Va tutto bene. Allora, tu vieni qui. Mi flanchi il Muton. Me lo colpisci e me lo uccidi. Il Signore sia lodato. Grazie, muraglia cinese. Sei l'unico che fa qualcosa di utile in questa squadra. Tu mi tagliuzzi lui. Tanto ormai non sei più invisibile. Grazie, Gyro. Mi dispiace che hai perso la tua invisibilità, però non possiamo farci niente. Tu vai a tagliuzzare l'altro nemico, il Mech, e lo uccidi. Ora potremmo spostare il nostro cecchino più avanti. Potrei anche metterlo in Overwatch, però il suo Overwatch non si attiva a meno che non perde la sua invisibilità. Quindi credo che convenga spostarlo più avanti e iniziare ad avvicinarci a quell'antenna. Vieni qua, che è dove si trovava l'altro ranger, e quindi non dovresti vedere nessun nuovo nemico. Ah, è ancora anche il tuo turno. Ok, va bene, tu puoi ricaricare e puoi spostarti qua. Ok. Ok, va bene. Altri nemici. Un altro Muton, va bene. Faranno probabilmente due mosse. C'è anche un altro gruppo di nemici là dietro, porca vacca. Sì, lo so, l'hai già detto anche prima. Ah, ok, va bene, allora non sono io un completo idiota. Non è che mi ero dimenticato qua un soldato. È lui che aveva mandato un nuovo soldato. Ok, tu chi cazzo sei? Louis Hughes, devi essere uno dei miei ex rookie. Ok, va bene, allora. Tu vedi i nemici, però loro non vedono noi. Ok, possiamo approfittarne e sparare col nostro cecchino. Se lo colpisci lo uccidi. Prendiamoci questo rischio. Vai. Mi fido di te. Perché mi sono fidato di te? Non ne ho idea. Non è che il gioco sia stato molto gentile finora con me con le probabilità. Quindi perché? Perché mi immagino che prima o poi voi colpite qualcuno? Mucciaccia. La delusione del genere umano. Allora, non puoi neanche attaccare nessuno. Allora, facciamo così. Tu. Vieni qua. Per favore non attivarmi una nuova pod. Grazie. Puoi sparare al mio 27%, Dio santissimo. Tu potresti andare a tagliuzzare qualcuno, ma se ti avvicino così tanto, di certo attivi i nemici che ho visto che sono qua. Quindi no. Per adesso vieni qua. E dovresti non flancarmi nessuno. Dovresti flancarmi nessuno, ok? Quindi vieni qua piuttosto e forse mi flanchi il Sectoid. Perfetto. Uccidilo. 92% con un 40% di critico. Almeno feriscilo. Ok, almeno.
almeno è stato ferito, va bene, accetto le cose come stanno. Tu sei il mio cecchino, però non hai ancora l'abilità per sparare a tutti, porca vacca. Puoi sparare solamente a lui con un 17%, fa schifo quella probabilità. Allora, potrei spostare te qui. E sappiamo che vedi qualcuno se ti avvicino. E poi potresti lanciare la granata congelante. Allora, dubito che riesci a congelare entrambi i sectoid. Tu puoi correre fin qua per adesso, sei dietro a protezione totale e probabilmente ti metterò in Overwatch. Esatto. Tu puoi venire qui e ricaricare, oppure fare quello che fa 2 di danno. E, ah cavoli, speravo di poterlo fare sull'altro sectoid e ucciderlo. Lo sai cosa conviene? Tu ti puoi ancora avvicinare e hai ancora una granata. Ok, allora avvicinati qua, lanci la tua granata. Non riesci a colpire 2 nemici. Porca vacca. Però uccidere il Muton è estremamente utile. Ok, fallo lo stesso, anche se colpisci un solo nemico, va bene lo stesso. E hai anche distrutto la sua corazza. Ok, va bene, molto bene. Tu sei ancora invisibile, perfetto. Tu adesso fai un flank al Muton. Uccidilo. Grande. Finalmente delle probabilità che non sono ottimali, ma almeno vanno a buon fine. Tu non puoi fare niente, quindi ricarica. Tu... Ok, ci sei ancora te. C'è ancora Mattonella. Ti metto dietro a metà protezione. Potrai metterti qua e cercare di congelare questo sectoid. Tu puoi sparare con la pistola a questo che flanchi e ucciderlo, ok? E forse non perdi l'invisibilità, perché l'unico altro nemico che ti vede è congelato. No, non ci arrivi. Ok, va bene. Allora piuttosto spara. Spara a questo. Guarda, è un 32. La prendo. Lo so che è stupida come, come probabilità. Oh mio Dio, non ci posso credere. A questo punto, tu, anziché sparare, lanci la tua granata. Non gli uccidi. Non li... Stai scherzando, vero? Cioè, sono tipo nella posizione perfetta. Dio santo quanto odio queste granate. Anche se ti avvicino, tu comunque entrambi non li puoi colpire. Sono esattamente un quadrato di distanza preciso. Dio santo quanto odio questi balordi. Allora, a questo punto tu resti dove sei. Spari con la tua pistola. Uccidi questo qua. E l'altro gli rimane solamente 2 di vita. Se siamo fortunati, riporta in vita un soldato. Oppure fa 2 movimenti. Oppure muore per un Overwatch. Fantastico, 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 fantastico. Ok. È ancora il turno dei nemici. Vediamo se si muovono. Ok, 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 ok. Ok, dobbiamo sbrigarci a distruggerlo. Potremmo... Tu sei ancora invisibile, scusa. Perché ho visto degli occhi rossi per un attimo? Non ne ho idea. Se riusciamo a mettere un mio soldato abbastanza vicino in modo che vediamo questa antenna, i cecchini possono iniziare a sparargli e... quasi, certamente colpirla, perché tanto lei è tipo 100% di possibilità di colpire, immagino. Quindi, un mio cecchino è qua e dovrebbe avere visuale, a meno che questa macchina non rompe il cazzo, il che è probabile. Tu sei un altro che dovrebbe avere visuale, a meno che questa tomba non rompe il cazzo, cosa che è probabile. Allora, spostiamo te. Vieni qua. Potevo renderti invisibile. Facciamo così. Vai in conceal e poi vai qua. Non dovresti attivare i nuovi nemici e vediamo. Oddio, cos'è? È un berserk questo qua, un berserk. Allora,
Oh mio Dio, tu non puoi. Tu non puoi sparare all'antenna. Seriamente? Ok, grazie. Tu puoi sparare all'antenna, perfetto. Sparale, subito. Vai, colpisci, falle metà dei danni. Perfetto, 8. Fantastico. I nemici si attivano? I nemici non si attivano. Perfetto. Quindi, se questi stronzi non si spostano, posso lasciare qua questo ranger. Posso lasciare qua. Chi sei tu? Posso lasciare Zeppeli, miglior soldato che abbiamo mai avuto in tutta l'esperienza di XCOM. E con un altro paio di colpi di questo cecchino, a meno che non deve ricaricare, e deve ricaricare. Ok. Quindi spostiamo l'altro cecchino in un'altra posizione in cui può sparare all'antenna senza attivare questi nemici. E la posizione migliore è questa, credo. Ok, perfetto, vedi l'antenna, quindi stai fermo, vai in Overwatch. Gli altri si posizionano per accogliere i tizi che adesso scendono giù di qua. Quindi tu vieni qui e vai in Overwatch. Tu corri fin qua e poi devi ricaricare. Tu puoi correre fin qui. Tu puoi correre qua e andare in Overwatch. E poi rimani tu. Assolutamente non voglio che tu attivi questi nemici, quindi vai prima qui. Ok. E poi corri fin qua. Sei un po' lontana, sei un po' inutile qui, però va bene. Allora, tu puoi andare in Overwatch. Potresti colpire qualcuno. E anche te vai in Overwatch, ovviamente. Ok. Forse riusciamo a finire questa missione questo turno. A meno che il gioco non mi chiede di uccidere tutti i nemici anche dopo che hai distrutto l'antenna. Cosa probabile, cosa possibile. Ok, vediamo un po'. Qu quanti nemici sono droppati? Ah, questo era un altro gruppo di nemici, mi sa. Questi qua no. No, questi sono quelli che sono scesi. Ok? Va bene, ottima mancata. Meno male che hai l'arma che ti dà più mira. Allora. Ok, altri soldati abbiamo che hai mandato. Un altro senza nome, probabilmente. Però almeno ha un paio di granate, questo. Molto, molto utile. Allora, priorità assoluta. Distruggete questo affare qua. E tu puoi farlo in un singolo colpo. Tu pure. Allora spara prima tu, che tanto poi non hai più colpi in canna. Ok, non l'hai distrutto, mi sa. Mi sa che gli rimane due di vita. Ok. Quindi tu gli dai il colpo di grazia. È morto. Antenna distrutta. Missione finita? Possiamo tornare indietro e scappare? In realtà non mi dispiacerebbe uccidere i nemici. Azione gratis. Ok. Ok, quindi c'è un numero infinito di nemici, immagino. Issue take off commands. Cosa cazzo vuol dire? Ah, devo dare l'ordine di andare via. Ok, quindi non ha alcun senso continuare a combattere. No, non dare l'ordine di scappare. Prima dovete venire tutti qua. Allora, tu puoi venire qua e andarmi in Overwatch. Tu puoi correre fin qua. E non attivi nessun nemico. Perfetto. Meno male che non abbiamo attivato quei cavoli di Berserker. Non aver attivato questo gruppo di nemici è stata la salvezza. È stata la cosa migliore che poteva succederci. Allora, tu non hai consumato il tuo turno, ti amo, quel 5% lì è spettacolare. Tu mi corri fin qua, a questo punto. Tu vai in Overwatch. Tu, non so se vale la pena uccidere questi. E puoi scappare il prossimo turno. Quante probabilità hai di colpire? Me lo dici? No. Perché c'è quello con la spada che mi rompe veramente le scatole. Però se entra, se tutti fanno due mosse di rientro, non dovrebbe riuscire a raggiungermi. Quindi tu vieni qua.
Tu vieni qui. Tu vieni qua. E dovremmo essere più o meno tutti al sicuro. Tu, Overwatch. Ah, ci sei ancora te, porca vacca. Tu corri fin qua. Allora, non credo che i nemici riusciranno a colpirmi o a spararmi o trapassarmi con delle spade. Nuovi rinforzi, ok. Non ho intenzione di rimanere qua a farmare punti. Potrebbe essere una buona idea fare un po' di farming. Lo sai cosa? Vieni qua. Poi, aspetta, aspetta, c'ho un'idea, c'ho un'idea. Tu resti qui, tu ti sposti qua, tu resti qui, tu resti qua, tu vieni qui, tu resti lì, voglio spostare tutti i miei soldati, per favore, grazie, tu vieni qua, tu puoi correre fin qui, e poi ci sei ancora, te Dio santo, ho troppi soldati, gente, e tu sei qua. Allora, tecnicamente possiamo scappare, giusto? Siamo tutti in sella, però, se metto tutti in Overwatch, quante probabilità ci sono che non ammazziamo almeno uno o due soldati? Lo so che è rischioso, però mi piace come idea. Dai, farmiamo qualche punto. A chi tocca? Ok, altri nemici. Tanto io in qualsiasi momento posso dire alla mia squadra di scappare, fin tanto che è il mio turno. Ok, questi sono un bel po' di nemici, quindi incomincio ad avere paura. Incomincio ad avere molta paura. Forse era il caso di scappare. No, dai, dovrebbero essere abbastanza lontani. Sì, sono lontani, dai. Gli servono almeno 2 turni per arrivare fin da me. Ok, qualche Overwatch? Neanche un Overwatch? Ok, va bene, neanche un Overwatch. Allora, l'ultimo può semplicemente. Ok, io posso sparare con tutti. E poi all'ultimo, l'ultimo personaggio dice, ok, prendi il volo e scappiamo. Quindi posso tentare di ammazzare questo qua quante volte voglio. Vabbè, tu non hai proiettili, quindi non puoi sparare. L'altro mio cecchino. Dov'è l'altro mio cecchino? Tu, non hai visuale. Ok. Quindi conviene. Tu puoi fargli danno. Se riusciamo a lanciargli una granata addosso, dovremmo distruggere la sua copertura. E il robottino forse ha la probabilità di fargli gli ultimi 2 danni che rimangono. Ok, se faceva 4 di danni la granata per una volta, ce la fai a lanciarla fin là, te? No, ovviamente. Ed è ancora ben protetto. Potrei fare soppressione, che non sarebbe male. Oppure. Tu puoi sparargli con la pistola. Vai. Ti amo. 38% è andato a segno. Non ci posso credere. Ok, direi che andiamo di nuovo tutti in Overwatch. Tanto non è più marcato il mio soldato, credo. E possiamo prenderci un altro turno. Te forse era meglio farti ricaricare anche. Ok, quella è una posizione stupida per il mio cecchino. Devo spostare il mio cecchino. Tu puoi ricaricare e andare in Overwatch. Ok. Qua c'è il mech. Spariamo al nulla, a quanto pare. Vediamo se colpisci un nemico invisibile. Hai colpito un nemico invisibile, sono fiero di te. È affogato. È affogato nel fiume. Non riusciva a uscire dal fiume. Come tutti sanno, i robot non sono buoni nuotatori. Ed è questo quello che è successo. Ok, quella è veramente una posizione stronza da parte dei nemici. Ok, stanno incominciando a diventare un po' troppi, i nemici. Allora, un'altra granata. Non ci posso credere, sono ancora nella posizione perfetta. Allora, fai così. Questo albero a sinistra dovrebbe essere distrutto. E l'altro dovrebbe subire danni almeno il soldato. No, entrambi sono flancati adesso. Ok, va bene, distrutti entrambi gli alberi. Non ho la più pallida idea del perché, ma va benissimo.
gli puoi sparare. 72-72. Vai. Perfetto. I nemici che adesso droppano, quelli che scenderanno giù qua, non possono attaccare lo stesso turno in cui scendono. Quindi dovremmo essere al sicuro. Tu ricarichi, però non sparare, perché vorrei metterti in Overwatch. Tu non lo vedi. Tu non lo vedi. Tu non lo vedi. Tu lo vedi. 95%. Spara e uccidi. Ok, questa è passata dall'essere la missione che mi spaventava di più a io che mi rifiuto di terminarla. Rimaniamo qui per sempre. Nessuno mi farà mai finire questa missione, gente. Siamo qua perennemente, in un loop infinito di morte. Morti per gli avversari. E fin tanto che abbiamo proiettili, noi continuiamo a sparare. Però ho finito le granate, effettivamente. Le granate normali sui miei granatieri. Perché in realtà ho ancora le granate normali sui miei soldati e la granata congelante. Dai, colpisci per una volta nella tua vita. Per una volta, fammi questo regalo. Per una volta. Grazie. Mancato il Ranger ha mancato, però ha un fucile a pompa, quindi era prevedibile. Ok, adesso spara. Brava. Chi se ne frega se hai perso l'essere invisibile. Altri nemici di qua? Nessun altro Overwatch? Questo spara. No, ha marcato. Ok. Allora, possiamo facilmente ammazzare questi due, secondo me. E poi scappiamo, se non riusciamo ad ammazzare anche questo, cosa che dubito che riusciremo a fare. Allora, tu puoi sparare solamente a lui, però se lo colpisci lo uccidi. E non hai granate da lanciare, quindi vai, spara. Non posso spostare nessuno perché devono stare tutti in posizione. Ragazzi, cioè, adesso colpite ogni singolo colpo. Avete mancato tutti gli Overwatch, però. È morto, no? Ah, immagino di sì. Ok, perfetto. Tu puoi. Lightning Hands. Allora, aspetta, dov'è il mio. Eccoti qua. Tu puoi ricaricare e fare Combat Protocol sul tizio che c'ha uno di vita. E lo uccidi. Perfetto, perfetto, perfetto. Adoro questa missione, gente. C'è anche vero che rischio che i nemici. Se questi nemici qua fossero droppati e corsi subito qua, forse avrei perso. Chi lo sa? Allora, qualcuno ha una granata? Tu. E anche tu hai una granata. Ok. E anche tu hai una granata. E tu ci arrivi a distruggergli la sua protezione. Allora, facciamo così: ricarica. Lancia la tua granata. Distruggi la sua protezione. Ok, sì, è flancato. Non sembra flancato. Sì, è flancato, ok. 98% di possibilità di colpire. Spara. Ragazzi, stiamo qui per sempre. Spero che siate comodi. Spero che questa mappa vi piaccia. Perché io non me ne vado. Io resto qua perennemente. Mandami tutti i nemici che vuoi. Attiva anche il Berserk se vuoi. Allora, adesso facciamo una cosa più furba. Il cecchino qua mi è un po' scomodo. Sposti. Questo. Spostiamo te. Shadow. Rasdio. Facciamo così. Allora, questo cecchino si sposta da qua. Vieni qui. Spostiamo rasoio da qua e vai qui. Il cecchino. No, non ho, sp ho spostato muraglia cinese. Scusate, ho cliccato sul. Vabbè, fa lo stesso. Voglio mettere il cecchino lì, preferisco. Ok, tu puoi ricaricare. Puoi andarmi in Overwatch con la pistola. Ok, andate tutti in Overwatch. E vediamo se riusciamo ad ammazzare un'altra ondata di nemici, ragazzi. Ah, io non temo niente. Tanto non possono sparare nel primo turno in cui spawnano, in cui cadono e si buttano giù da questo aereo.
Siamo a posto, rimaniamo qua per 2 ore. Riuscite a sparargli, per favore? Dai, ammazzatemene almeno uno. Ammazzate almeno il mech. Ok, e il primo manca. E il secondo... manca. Il terzo... colpisce per una volta Stormtrooper! Incredibile, nessuno l'avrebbe mai detto. Contro ogni singola probabilità. Era Stormtrooper, no? Sì, Stormtrooper ha colpito in pieno, che campione. Allora, purtroppo vediamo solo un nemico e la cosa mi rompe abbastanza le scatole. Però i cecchini dovrebbero essere in grado di ammazzare questo mech senza troppi problemi. E il nemico che è rimasto è uno con la spada. Quindi, per colpirci si deve avvicinare molto. Credo che possiamo permetterci di rimanere qua un altro turno. Senza essere in pericolo. Ok. Va bene. Non capisco però se stiamo ottenendo XP. Ok, sì. Perfetto. Stavo proprio per dire perché il gioco non mi sta dando promozioni. E invece... voilà. Ok. Facciamo salire tutti al livello massimo, gente. Spero che siate pronti ad essere i migliori soldati mai esistiti sulla faccia della terra. Vieni, vieni da me, vieni. Ti aspetto a braccia aperte con 6 Overwatch. E ti ha ammazzato il primo. Cioè, perché ci hai provato? E un'altra promozione, mi sa. Fantastico. Fantastico, ragazzi, sono... perfetto. Questa è una missione che sono sicuro che la maggior parte della gente sfrutti al massimo. Perché è quello che ho intenzione di fare io. Allora, ricarica. Tecnicamente dovrebbero ricaricare anche i cecchini. Però preferisco metterli in Overwatch piuttosto. Quindi, tutti in Overwatch. Ok. Non so cosa dire, gente. Non ho idea di che cosa dire. Non possiamo saltare il video di quando scendono. No. Ok. Dai, almeno 2 morti. Morto. Stormtrooper che manca, vabbè. Ha colpito la volta prima, cioè non possiamo aspettarci miracoli. Ok. Sono quasi tentato di andare ad attivare il Berserker. Lo sapete? Quasi tentato. Allora, ricarica. Adesso devo far ricaricare i cecchini, purtroppo. O forse no. Hai ancora 2 colpi, tu e anche... no, ok, perfetto, andate tutti in Overwatch, ragazzi. Overwatch, Overwatch, tu vai in Overwatch direttamente, anche te. Direi che siamo a posto. Vediamo se otteniamo altre 3 uccisioni con solo gli Overwatch. Wow. Mi sento quasi in colpa per i nemici. Cioè continuano. Cioè a un certo punto io potrei rimanere qua per sempre. Loro tanto continuano a mandarmi soldati. Prima o poi li finiranno, no? Cos'è? Hanno soldati all'infinito gli avversari? Cioè. Ok. Grande Stormtrooper. Però non è un'uccisione. Peccato. Mancato in pieno col cecchino. Colpito in pieno col cecchino. E basta. Ok. E un altro Overwatch. Molto bene, ok. Uccidere un mech è una cretinata, gente. Strafacile. Per di più, non avendo ucciso tutti i nemici questo turno, abbiamo un turno gratis per ricaricare, perché non c'è subito un altro droppaggio. Quindi se riusciamo ad ammazzare questi qua, questo qui, con... non i cecchini. I cecchini possono ricaricare. Lo sai cosa? Mi conviene mettere te qua. Perché sennò non spari mai praticamente. E sei comunque dentro all'anello di qua. Tu non lo vedi? Tu non lo vedi? Cavoli, devo sparare coi cecchini. Che fregatura. Perché praticamente nessuno lo vede tranne te. Vabbè. Spara te, forse... no, è impossibile che gli fai un critico. Allora... spara con un cecchino. 82. L'altro credo che abbia di più. L'altro ha 95, infatti, perché c'hai lo scope. Quindi spara tu.
E l'altro cecchino invece ricarica. Perfetto. Ehi, tutta esperienza gratis. Quindi tu ricarichi, tu ricarichi, tu ricarichi. E voi potete andare tutti in Overwatch, ma in realtà non è neanche necessario. Perché, esatto, adesso chiamano un equipaggio qua. Ok. Credo che a un certo punto dovrò arrendermi all'idea di dover abbandonare la missione di mia spontanea volontà e non aspettarmi che il gioco mi costringa a farlo, perché sennò veramente rischio di stare qua per sempre. No, non Hunker Down. Rischio seriamente di rimanere qui per sempre, gente. Ok, continuano a mandare gli stessi identici soldati. Se mandaste un berserker, sarebbe una cosa molto più intelligente, probabilmente. Ok. Ok. Cosa? Non ho visto se Stormtrooper aveva colpito meno. State mancando tutti! C'è solo scritto mancata sullo schermo. Ok, gli ultimi due hanno colpito. Ed è sempre vivo solamente il Mac, che è facile da uccidere. Soprattutto se lo colpiamo con quest'altro Overwatch. Ok. Non so cosa dire. Possiamo rimanere qua un altro turno. Posso far salire al livello massimo tutti i miei soldati. Qualcuno lo vede? Tu sei l'unico che lo vede, ok. Uccidi. Apprezzo. E non so cosa fare, gente. Non posso rimanere qui per sempre. Però abbiamo visto che è quasi fattibile. Facciamo così. Un altro gruppo di nemici e poi andiamo. Un altro e basta, ok? Mi sono divertito abbastanza. Ci stanno mettendo un secolo a fare tutti gli Overwatch e a ricaricare. Siamo bloccati nell'animazione. Ui, vacca, questi sono belli lontani. Lo sai cosa? Non mi piace che siano così lontani. Perché non si attiva subito l'Overwatch. Ce ne andiamo. Addio. Basta. Era arrivato il momento. Non so perché il robottino se n'è andato prima di me. Tomba divina. Che nome. Ok. Quattro nemici rimasti vivi. Per mia decisione. In realtà no, erano il berserker e quegli altri che non ho voluto attivare. Quindi in realtà per mia codardia. Per essere completamente onesti. Ok. Estremamente facile. Estremamente facile, mio caro centralinista. Qualcuno ha ottenuto due promozioni. Sarebbe strabello se qualcuno ottenesse due promozioni. Allora, tu hai più granate. Ok, giusto? Esatto. Mentre questo è quello che dà più mira se sei il primo che spara. Ah, ok. Any cannon abilities that target multiple units will not... Ok, deve esserci un'abilità futura per cui puoi sparare a più soldati, perché sennò questa cosa non ha senso finora. Credo, sono molto tentato di prendere le doppie granate, ma sarò sincero, con Shredder forse funziona meglio holo targeting, perché così puoi sia distruggere la corazza dei robot che... rendere più facile agli altri compagni di sparargli. Tutto in una singola mossa. Quando invece non puoi distruggere la corazza e lanciare granate nello stesso turno. Questa è la mia idea. Poi Zeppeli. Una cosa gratis. Vediamo un po' cos'è. Chain shot, take a shot with an aim penalty of 15. If you hit the target, you take another shot on the target automatically. Ok, il che è relativamente utile su di te, perché sei molto vicino ai nemici. Perché sei il tizio invisibile, quindi sei sempre vicino ai nemici.
Allora, if an enemy begins their turn. Ok, aspetta un attimo, devo leggere prima cosa c'è qua sotto. Allora, ok, se i nemici si avvicinano e sono in raggio d'azione, hai la mossa gratis con la spada. Mentre questo, molto molto utile, e se uccidi un nemico hai un turno gratis, che però fa meno danno. Non male, non male. Questo qua è molto forte, implacabile è molto forte. Però non puoi usare slash. Ah no, scusami, mi sto sbagliando con quello che probabilmente sarà nel prossimo livello. È solo un movimento, quindi non è così tanto utile. Lo sai che credo che sia meglio implacabile su di te? Perché sei più invisibile ai nemici, quindi è più difficile che si avvicinino a te per attaccarti. Sì, andiamo con implacabile su di te. Poi, rasoio, signor Io. E vabbè, tu vai con Bladestorm perché sei l'altro ranger, quindi a posto. Abbiamo già deciso, non dobbiamo neanche stare a leggerlo. Poi abbiamo Trooper, il nostro fantastico tizio cieco. Non credo di essere mai arrivato così tanto avanti con uno di voi, quindi devo leggere. Overwatch. Ah no, sì, no, ci sono, ci sono. Overwatch shot can now be triggered by enemy action, not just movement. Ok. E Aid Protocol now grants the target covering fire Overwatch shot. Molto, molto buono. E però ottiene un cooldown di un turno adesso, Aid Protocol. Credo che sia più utile Threat Assessment su di te. Se si pronuncia così, scusate il mio inglese. Esatto, ok. Ah, with her pistol, not their sniper rifle. Peccato. Pensavo per un attimo che fosse stra mega utile invece. Sto pensando a questo, perché tu è più probabile che il medico curi qualcuno e poi vada in Overwatch o spari, piuttosto che tu che curi qualcuno e non puoi attaccare. E allora migliori la mira di qualcuno. Questa è la mia idea. Non sono certo se è una buona idea, però è la mia idea. Allora, tu sei il mio cecchino da vicino, quindi ti prendi Quick Draw, che era l'abilità che pensavo che tu già avevi in questa missione. E poi abbiamo Muchacha, l'altro cecchino, il cecchino da lontano. Ti pigli Kill Zone, che mi piace molto. E dovrebbe essere molto utile se mai riuscirò a metterti su un tetto di un palazzo e farti sparare a un sacco di soldati contemporaneamente. Lo usa anche se non ha l'abilità Long Watch. Vabbè, Long Watch è per gli Overwatch. No, no, ok, va bene allora, ok. Sì, ha senso. E Killzone has a free turn cooldown. Ok. Sì. Ok, va bene. Killzone. E siamo a posto. Mi dispiace che nessuno è salito di 2 livelli. E ovviamente nessun oggetto recuperato. Fa lo stesso. Hai migliorato il tuo will, il che è molto molto utile. E anche il tuo, molto molto bene. Non sapevo che ne avevo due. Pensavo di averne solamente uno. Ok, va bene, va bene. Allora, una cosa che assolutamente dobbiamo fare è costruire qualcosa da dare ai miei soldati oltre le granate. Perché se no, hanno uno spazio vuoto nell'armatura. Ok, innanzitutto dobbiamo potenziare queste. Sì, credo che ne valga la pena. La pistola non tanto, però costa così poco. Però devo costruire della roba qui. Quindi mi serve altri soldi per questo. Allora, facciamo così. Costruiamo una smoke grenade. Un mind shield. Il battle scanner sappiamo che è invisibile, che è praticamente inutile. Una flashbang grenade. E un'armatura. E vediamo quanti spazi vuoti mi rimangono. Ho avuto un report di qualcosa di creaking down by the aft lift yesterday. I just hope it's not metal fatigue.
Ok, un'altra cosa importante che forse avrei dovuto fare subito era, che immagino che adesso sarà disponibile, Squad Site 2, però non ho abbastanza soldi. Sono un coglione. Dovevo comprarla subito prima di... Vabbè, fa lo stesso. Ah no, scusa, non posso, è in rosso. No, secondo me posso. Perché questa è in grigio, ma non ho i requisiti giusti, vedete? Deve essere qualcuno a livello di maggiore e non posso. Mentre quelle che... Sì, tu sei in grigio e non po'. Queste qua che sono in rosso semplicemente mi mancano i soldi. Queste qua in grigio fisicamente non posso comprarle. Questa qua che è in grigio è una che ho già comprato. La cosa non ha senso. Allora, gente, mi dispiace, sono tipo tre video dietro fila che faccio una sola missione. Però questa è stata abbastanza lunga e anche le altre sono state abbastanza lunghe. Quindi ci salutiamo, ci vediamo alla prossima. E direi che è stato molto divertente prendere in giro gli avversari You've done a insieme. hell of a job keeping this ship together, Doctor. It's all we've got. And I know the aliens aren't happy about losing one of their own. I doubt they thought anyone could get this heap airborne again. I'm more than happy to prove them wrong. Noi ci vediamo, come stavo dicendo, prima di essere interrotto in modo brusco e volgare. Ci vediamo alla prossima e vi auguro una fantastica giornata. Ciao, bella gente. Ciao, ciao.